Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questa nona parte della Soul Link Pokémon Horror Argento. Qui con noi c'è Rocket, bentornati nella regione di Johto, la recute, mamma mia. Eccoci qua. Cosa facciamo oggi? Finalmente, Luke, esatto. Cosa facciamo? Te lo devo chiedere. Ti ho anticipato. Luke si sente a suo agio nel canale del Joy, quindi vuole prendere il comando. Insomma. Chiunque si sente a suo agio nel mio canale. Ragazzi, dopo l'ennesimo fail più o meno. Allora, in questa parte il nostro obiettivo è vincere due medaglie. Bene, sì, ben due palestre andremo a sconfiggere, si spera, in questa parte. E poi dopo si spera aver vinto due medaglie, ci avvieremo verso Mogania, dove faremo due catture, cioè nel percorso 42 e nel monte Scodella. Ok, penso che aveva detto tutto. Perfetto. Dopo questa spiegazione esauriente del Luke, possiamo anche entrare. Ma prima, facciamo vedere i nostri Pokémon allenati. Anzi, che pirla, devo far evolvere il mio Pokémon, ragazzi, ma sono un pirla. è vero. Ok, allora, ragazzi, il mio Lavita ha imparato Osso Raffica ed è al 29, quasi a 30. Il tuo invece, Joe? Allora, il mio Zappi è a livello 31, potete ammirare benissimo il suo moveset, che consiste in Palla Ombra Iperzana, Attacco d'Ala e Velenospina, che non ho usato neanche una volta durante l'allenamento. ma detto. Niente, io a sto punto inizio a sfidare sti karateka qua. Ok. Così. Tanto Rex non vuole il karateka con Magikarp mi mancava. Che schifo. Ok, ragazzi, faccio vedere il mio Rex, ok, livello 30. Finalmente sarà un po' più difensivo, forse, che ne dite, perché... mamma mia. Ipno, bello Ipno. Ok, Pupitar. No, fossa su Zappi. Luke, che cosa mi dici? Fossa su Zappi, switch? Forse è meglio switchare, perché Raichu non è che sia molto resistente a questi attacchi, mi dicono. Ok. Comunque il tuo alla fine l'hai evoluto? L'ho evoluto appena adesso. Vediamo un po' le statistiche difensive, magari è migliorato, speriamo. Perché cavolo. Veramente, se no, minchia, allora, la vita ero proprio una pippa. Sì, c'ha 68 di attacco, 60 di difesa. Vabbè, dai, ci sta. È conciato come Zappi, più o meno. Ragazzi, sì, la nostra terza coppia non è stata molto fortunata a livello di statistiche. No, ma serve forza per sta palestra, ma che sbatta. Aspetta, fammi un po' vedere se il mio Pupitar sa fare forza adesso. Fammi un po' vedere. Che sbatta. No, allora, io forza lo faccio, posso far impare a Arbok e Magmar, quindi lo faccio impare magari a Magmar, forza. Allora, i miei possono Zappi e Dumbo, vabbè, vado di Dumbo per forza. Io non lo aspetto, vediamo un po' che attacco fisico più alto, vediamo, aspetta. Luke, sono tentato di levargli tuono, perché comunque è speciale. Io lo faccio... beh, sì, potresti levargli alla fine. No, beh, ma Cometapugno, cazzo, è forte, perché gli levo Cometapugno, okay, dai. Ragazzi, io voglio imparare forza a Arbok, visto che c'è l'attacco più alto, comunque, e... okay, infatti, anch'io ho fatto lo stesso ragionamento, esatto, alla fine. Al posto di Morso. Sì. Olè, io sto sfidando qua, praticamente l'ultimo karateka prima di andare dallo stronzetto lì, dalla furia cieca. Dalla furia, sì, ragazzi. Furia cieca, Nedved. Dalla furia cieca. Eccolo qua, mica con i baffoni proprio quelli belli. Mi manda Unown, ragazzi, mamma attenzione, mia. Attenzione, proprio lui. La fierezza, io ho paura di questo Unown, però. Livello 27? Porca miseria. Madonna. Quanto sono messo? Adesso mi spavo, mi paraggio e mi manda a casa. No, l'ho mandato a casa io. Brutto colpo. Che sbatti, non ho bacche. Allora, aspetta, fammi uscire dalla palestra che mi vado a prendere i rimedi. Sennò qua ci schiatto. Sudo voodoo, ragazzi, mamma mia, proprio fiero. Osso Raffica. Tac. Si fattura questa cosa. Come sei messo te, Luke? Sto facendo un sudo voodoo che mi ha fatto ritorno. 3 PS, ragazzi, 3 PS. Perché io sono già da furio. La madonna. Io sono al terzo allenatore. È veloce qua, fega. Allora, io sono al terzo allenatore. Ok, allora dai. Sì. Mi waito, così almeno... Mi waiti, dici? Non lo so. Mi waito tranqui. Allora, non stavo pensando alle catture che possiamo fare, che sono due, quindi esatto. Obiettivamente potremmo quasi completare il team. Quasi, in teoria sì. Poi speriamo di riuscire a prendere questi Pokémon più che altro, quello è il problema. Ovviamente. Ok. E soprattutto di riuscire a farli durare almeno una parte, esatto, vero, ragazzi? Vero, esatto. Vero Roccia da Malantopoli, vero? Vero, verissimo. Ok. Io sono l'ultimo allenatore, aspetta che ha tre Pokémon. No, Diglett. Oddio. Gli incubi. Che odio. Gli incubi. A casa. Minchia, Smoochum. A casa. Ma adesso racconto un aneddoto, praticamente. Racconta. Tipo, oggi stavamo facendo francese. Sì. Questo è arrivato da Fulvio. Stavo parlando tipo c'era tipo una. Ok, dai, iniziamo a sfidare Fulvio, nel frattempo racconto. Vai. C'era tipo una frase che si traduceva con la morte dell'anima. E la prof fa. Cosa vuol dire la morte dell'anima? E io, la morte civile.
attacca. Questa è benzina. Puoi fare un figurone. Ho fatto tutta la scenata e niente, ho rischiato la nota. Ok, io sto partendo con Furio. È successa una cosa che non mi aspettavo. Cosa? Ha mandato un Pokémon, ha mandato Iglipuff, con Zappi ho fatto Iperzan e l'ho shottato. Beh, ragazzi, direi che... quel povero Pinkball... Onesto. PG8 mi ha mandato. Sarò felice di farlo fuori con un colpo. Che è successo? Ok. Ho battuto Furio. Oh mio Dio. Scusa, che mossa aveva con fatto 12 per farti... PS rimasti. Intanto mi dà la MT che sarà sicuramente Dinami Pugno, caro mio Furio. Ok. E invece fu mille bave. Ma come mille bave? Subito, cioè, sembra una cosa... Vado a segnarla subito. Sembra una bazzelletta. Oddio, iperraggio di... Oh, porca miseria. Cosa? Un PG8 ha fatto iperraggio su... Su coso? Allora, su Magmar. Ok, ultima sfida contro Raticate. Molto bene, speriamo che non mi faccia... Ok, io intanto ho insegnato volo a Montezuma e volo diretto proprio, cioè volo di sola andata, Fly Emirates per... Sì, esatto. Il sponsor era su Link, tra l'altro, Fly Emirates, se mi ricordo. No, sono volato a Fiordoropoli. Ma perché? Cazzo. È fuori controllo. Ho sbagliato tantissimo. Medaglia Tempesto. Ho vinto la palestra. Dinami Pugno, che ovviamente non ci sarà. Ok, io vado su veloce a curare il cazzo di Ampharos. Allora, MT-01 che contiene... Calci in volo? Attenzione! Ci sta calci in volo, dai. La potenza proprio, mamma mia. Adesso, moglie, dammi volo. Non mi ricordo. Olè, perfetto. Aspetta, Gio, tu che Pokémon c'hai per volo? Che non... È Montezuma. Ah, giusto, cavolo, è vero. Olè, Ampharos è ritornato felice, ora potrà illuminare il cazzo che mi frega, quindi muoviamoci e torniamo. Scusa, ma io che Pokémon c'ho per volo? Tipo nessuno? Tipo nessuno, vabbè, esatto. Non userai il volo e ti farai la traversata via mare. Sì, ma uno sbattone colossale. Rocket non fa le traversate via mare. No. Utilizza i cheat allora, Luke. Ok, ragazzi. La persona cattiva. Skippo i Pokémon selvatici perché non mi interessa. Un Charmeleon, grande Charmeleon. Ti ho nel cuore. Non mi interessano. 5 secondi dopo. Un Charmeleon! Oh mio Dio, non mi interessa. Ok, allora, tu hai già dato la pozione all'Anfi. L'hai già dato, sì, vero? Sì, già fatto. Sono più avanti di te, Luke, ormai c'è. Ma dici? ormai. È ormai della ricchezza. Se la vi, Luke. Allora. Ah, questo qua scambia un Krabby per un Voltorb. Ok. È uno scambio più che onesto. Più che onesto. Non sei interessato? Guarda che è uno scambio. Tipo con la col nuovo aggiornamento del randomizer puoi tipo randomizzare gli scambi. L'ho visto. Ti immagini? È anche l'evoluzione. Cioè, rendetevi conto, l'evoluzione. Finalmente ho portato il mio Pupitar al livello 55 e non vedo l'ora di avere un Tiranitar. Cosa? Il tuo Pupitar si è evoluto in Jumpluff. Ma che cazzo? Surprise, motherfucker. Così, proprio. Ok, detto ciò, io sono davanti alla palestra, Luke. Non so come tu sia messo. Sto uscendo dalla torre infame, che veramente mi sto perdendo, ragazzi. Cioè, non so dove sono. Sono accanto. E comunque sono dalla tizia. Dalla tizia. Ho uno strumento che aumenta i brutti colpi, quindi lo do a Zappi un po' così. Cioè, il mirino, giusto? Sì, esatto, okay. Bravo. Mamma mia, Luke. Ok, siamo qua da Jasmine. Arrivo. Inizio. Mi sto curando e adesso ci sono. Ok, qua ci sta la big interpretazione di Creepy Stories. Vai. Attenzione, hype. Grazie per il tuo aiuto al faro. Ora però mi vedrai in un'altra veste. Lascia che vi presenti. Sono Jasmine, capo palestra del tipo acciaio. Conosci il tipo acciaio? È stato scoperto da poco. Sei pronto? Mamma mia, ragazzi, altro che di capo. Il dialogo di Art Gold in cui diceva sono freddi due di appuntiti. Ma cosa? Ma perché questo disagio? Perché? Ok, Jasmine capo palestra. Olè, minchia, primo Pokémon che ha Marip. Ricordiamo che il suo Pokémon più forte è a livello 35. È fake, Luke c'ha Steelix. Come fake? Davvero c'ha Steelix? C'ha Steelix? No, c'ha Scizor da me. Cavolo. Ma cosa? Scizor è bruttissimo in questo gioco. Cavolo. No, Dinami Pugno su Dumbo. Aia. Ok, tranqui, ma tolto 18 PS. L'importante è che non muoia il tuo Dumbo perché è tipo il perno della... Oddio. No, io ho tolto 18 PS, non mi ha fatto assolutamente attenzione. Aia, Rex, oddio. Come è messo? Mi ha lasciato 22 PS. Cavolo, sarà molto ostico questo Scizor. No, cazzo, olè, giù Silix, rimane il suo ultimo Pokémon che è... Cazzo, Arcanine al 35. Merda. Arcanine mi piace. Bruttissimo gioco. Che mi chiede sfida Arcanine contro Dumbo, Luke. Io sono messo malissimo. Proprio Scizor va a camitarmi, proprio Scizor. No. Cazzo, oh Gio, c'ho Arbok a 7 PS. No, cazzo.
cazzo. Che succede? Aia, la vedo malissima questa, la vedo veramente molto male. Molto. Questo qua è il primo Pokémon che riesce a mettere in difficoltà Dumbo. Ok, ok, ho perso Magmar, Gio, ho perso Magmar. Figa. Ho perso Magmar. Quindi io che ho perso. Era legato a Xatu, mi fa fuori. Mi distrugge. Allora. No, Luke. E se io facessi ghigliottina? E se io facessi ghigliottina? Te la rischi? Se fa ghigliottina ho battuto Shizu. Se fa ghigliottina ho perso la soldi. Aspetta, che livello è il Pokémon che utilizza ghigliottina? Al 31. E Shizu al 30. Al 30. Ok, allora potrebbe funzionare. Se non funziona ho perso la soldi, te lo dico. Vada, ghigliottina, vediamo. Provala. No, ho fallito, cazzo, ho fallito. Che infame. Calciorullo. Ho perso, come si dice? Pupitar. Rex. Pupitar. E adesso rimane solo Arbok. Mi rimane solo Arbok a 7 PS. Praticamente, allora, adesso gli faccio una bella iperpozione sperando che non... che fallisca Calciorullo, qualcosa. Minchia, c'è Ossomerang, lo finirà poi. Quanti cavoli di PS ha Ossomerang? Aspetta, te lo dico. No, non è possibile. Ce l'aveva il mio Montezuma. Mio Dio, so solo fare Ossomerang. Oh, ho tre Pokémon deboli alla terra. No, ha crittato. Ha crittato, ho perso. Ha crittato, ho perso. No. Ho perso tutti i tre Pokémon. No, 4 PS. Attenzione. 4 PS di Arbok che non molla. Vediamo un po'. Fino alla fine. Dai, ragazzi, no. facciamo. Ma un altro brutto colpo. Aia, 7 PS, no, ragazzi, Arbok. No, mamma mia. Arbok proprio, madonna. Che eroe. Raga, niente, continua a fare Ossomerang, deve fallire oppure finire i PS di Ossomerang, se no non ce la faccio. Quanti ne e ha? E poi te ne rimane un altro, Duke. Vabbè, ma quelli si può battere, in teoria, forse, non lo so se si può battere. Allora, dai, inibitore, forse ha finito Ossomerang, attenzione. Attenzione, forse l'ha finito. Momento. Magari è un troll, adesso gli fa terremoto. Però aspetta, io non ho mosse contro il tipo acciaio. Porca puttana, vediamo un po'. Allora, ok, non ha più Ossomerang, continua a fare inibitore. Molto bene, fermi buono, tutti. Fermi tutti che l'epicità si sta scrivendo in questo episodio. Dai, scintilla, ok, scintilla me ne può fregare di me, mi ha tolto 10 PS, infame. Dai, giù. Beh, inizia a depositare. Giù, morto Shizor, madonna, morto Shizor. Non ci credo, non ci credo, ragazzi, veramente, non ci so. Elekid, al 30. Fango bomba, a casa. Clefable. Rip Montezuma nel frattempo, okay. È stato bello. Ok, fango bomba, ho vinto. No, quasi, vediamo un po'. Ho vinto la medaglia, mamma mia. Ho vinto la medaglia. Non so come, ma ho vinto la medaglia. Cioè, io non so come sia possibile. C'è rimasto un ragazzi, solo Pokémon. La Soul Link è ancora viva, non so come, ma è ancora viva. Io non so come sia successo, ma Arbok ha resistito alla follia pura di Shizor. Cioè, non ci voglio credere. Alla morte civile anche. Mamma mia, questa parte finirà nella storia. Almeno abbiamo ancora Soul Link, Dumbo e Arbok e basta. E quindi ci conviene fare un po' di catture. Ok, ragazzi, MT23 che contiene Mega Calcio. Ok, buono. Aspetta, io non ho controllato. Controllo. La MT che mi ha dato. Ok, adesso io già mi imbottisco di perpozioni. Dai, ma si può tenere in una parte le bave e ruggite? Ma porca troia. Ok, io deposito Magmar e ovviamente Io ho già fatto. Ok. Ci siamo impegnati come lo schifo per allenarli, sì, esatto. Sono così. Allora, adesso, sai che faccio adesso? Mi imbottisco di preparazione Mega Ball adesso, perché devo assolutamente catturare. Infatti, anch'io ho tipo 8 Mega Ball e 13 Pokéball. Esatto. Allora, no, 13 Mega Ball e 10 Pokéball. Ora spendo tutti i soldi per le Mega Ball e per le pozioni e si va. Ok, andiamo, okay, gioco. Ok, io sono già al Monte Scodella. Era Madonna. Mi sono tirato avanti. Ok, praticamente. Però prima faccio la cattura nell'acqua fuori. Esatto, fallo. Così è per costo 42, quindi falla pure che io ti raggiungo. Vediamo vai. Un po' chi mi becco, dai, speriamo che sia qualcuno di buono. Speriamo sì, cavolo. Ha voglia, dopo questo sbatosso. Heracross. Buono, guarda che buono, cioè potrebbe veramente... Però come lo indebolisco io sto coso? Adesso comunque abbiamo i Pokémon potenti, dici quindi... Dici che il calcio in volo lo regge? Allora, tipo lotta con le otte, no?
O quello, oppure gli spammo i megaball di ignoranza. Allora, spammagli tipo una o due megaball di ignoranza, poi massimo ci provi con un calcio in volo. Minchia, non fa neanche un giro. Cazzo, era questo abbastanza autostima. Rischio il calcio in volo, dico. Denti di drago. Vediamo un po'. Buono. Retto? Buono. Benissimo, ok. Questo mi fa piacere. Adesso provo con le Pokéball a sto punto. Ok, allora, vediamo un po' la mia cattura. Ma ha fatto quanti giri? Attenzione. 86 giri ha fatto. La mia cattura è Porygon 2, la mia cattura. Interessante. Nel percorso 42, ok. Non posso indebolirlo. Maledetto te, non entra, Luke. Io ho paura che Porygon sia abbastanza duro da catturare, sai, ho quella vaga sensazione che... Che sbatti, entra. Non fa manco un giro di Pokéball Porygon 2. Aia. Ma neanche Heracross. Allora, e non posso indebolirlo. Non posso indebolirlo assolutamente, Porygon. Cazzo, entraci! Adesso vedi che lo catturo con la Pokéball, dai. Sono fuggito. Hai fatto fuga. Ok ragazzi, rispondiamo le Pokéball e andiamo nel Monte Scuola a catturare un altro Pokémon. Okay. Ma vaffanculo Luke, ma non ci credo. Raga, mi sa che in questa Soul Link arriveremo veramente alla, con una coppia alla Lega Pokémon, secondo me. Vabbè, stavolta tocca a te cercare. Ok ragazzi, andiamo nel Monte Scuola che è qui. Questo qua al buio proprio. E vediamo un po'. Io dopo vado a prendere Plato. Allora, Monte Scuola, vediamo un po' chi è. La mia cattura, dai. Pokémon Wobbuffet, la mia cattura. Oh porca puttana. Cavolo. Cavolo, oddio. Non posso indebolirlo. Chi è? No, dai, è un perfect. Che coppia di merda. 1, 2, 3. Allora, forse non ci siamo capiti. Adesso ci stai. Catturato Wobbuffet. Attenzione. Colpo ma ti di rendi scena. Conto che, cioè, neanche i perfect vogliono Creepy come allenatore, no? Esatto. E non è entrato? Non è entrato. Zero. Non ci credo, dai, ma sei serio? Ma non è... Cioè, è troppo abisciato a Dumbo! Oddio. Raga, scusa, che mosse c'ha questo famigerato Farfetch'd? Che è proprio mosse potente. Mosse di merda, questo è sicuro. Ok, ragazzi, io chiamo Wobbuffet Killer, molto semplicemente perché quando lo trovi con specchio velo e destino obbligato... Porca ma... Ok, Killer. Dai, Joe! Dai Joe! Killer! Dai Joe un cazzo! Mi stai mettendo giù un Dumbo! La furia! Ok, io ho catturato il coso che c'ha sotto. Minchia, mossa è proprio potente. Stai fermo, Cristo! Aspettiamo il Joe, quindi. Dai Joe! Fanculo! Sì! A casa! L'ha catturato, mi sa! Dalle urla liberatorie mi sa che l'ha catturato, Lo chiamo merda! Lo chiamo disgraziato, perché veramente c'è un Pokémon di merda che però c'è... Mio Dio, che cos'è un leggendario? Merda l'hai chiamato? Ho chiamato merda! Ok, quindi merda insieme a Killer. Proprio la merda, la merda Killer, insomma, shotterà mezza regione di Yoto. Ok. Ok, signori miei, scusate lo sfogo, però effettivamente... Joe, facciamo così, io stopperei direttamente qua fuori a Monte Scuola perché... Per questa parte l'epicità gli è stata abbastanza, sinceramente. Direi. Quindi stoppiamo qui e fai la finale, insomma, la fine video. Niente, signori miei, noi speriamo che questo episodio della Soul Link vi sia piaciuto. Se è così, esatto. Vi vediamo come al solito a lasciare un like, a commentare e iscrivervi al canale. Rispondete alle domande del giorno che trovate qua sopra nella side. Sia la mia, esatto, che quella del Rocet. Esatto. E passate tutto. Dai social, insomma, un po' tutti i miei, i suoi. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Che sarà la parte 10, quindi bye bye!